Bilancio, onorevole Ghizzoni, si riferisce esattamente al comma 18 dell'articolo 2, dove dice sostituire la parola promuovono con le seguenti. Che è la stessa che sostituisce. Bene, la ringrazio, onorevole Ghizzoni, che conferma che l'impostazione della Presidenza era giusta e quindi a questo punto possiamo passare al 2.214 centemero, sul quale non ci sono richieste di intervento e che quindi poniamo in votazione, la votazione aperta. Cenni. Hanno votato tutti? Mi pare sì, la votazione è chiusa. Presenti 358, votanti 357, astenuti 1, maggioranza 179, favori 38, contrari 319, la Camera respinge. Siamo dunque all'articolo 2 che dobbiamo votare. Se non vi sono richieste di intervento, onorevole Carocci, prego. E poi Luigi Gallo, prego. Grazie Presidente. Allora, si istituisce finalmente con questo articolo e si rende effettivo per ogni istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, di cui fanno parte tutti i docenti dell'istituzione scolastica, tutti ugualmente con pari diritti. Da anni la scuola attende un organico stabile per almeno 3 anni che permetta di realizzare quell'autonomia decretata nel 1999 ma mai completamente attuata, sia per vincoli burocratici e legislativi, sia per carenza di risorse, in primo luogo umane. Ad ogni istituzione non saranno assegnati, come succede adesso, solo i docenti che servono per coprire le ore di lezione, ma un numero superiore, una media si calcola di circa l'8%, che potranno far lezione, occuparsi di organizzazione o dell'attuazione di quanto